Che bella notte. Sì, bella. Senza vento. E così calda. Sì. Come ti chiami? Jonas. Jonas. Proprio un bel nome. Quanti anni hai? 20. Io 25. Non ancora. Fra un mese circa. Che cos'è? È un cuculo. Ma dove? Non lo vedo. Dove? Dove sta? Oh my God! Yo soy el cardenal Gutiérrez, comisario Logarto. Comisario, yo quiero la máxima, máxima, maximísima discreción. Maximísima, eminencia. L'ultimo delitto commesso in Vaticano risale al 1913 e è avvenuto sotto il pontificato di Papa Benedetto. Un bel giovanotto della Guardia Svizzera fu trovato assassinato fuori dalla porta della Cappella Sistina. Poi fu trovato anche il colpevole, un giovane pittore francese, e disse che aveva avuto un raptus dopo aver visto i muscolosi possenti nudi degli affreschi di Michelangelo. Ma poi in realtà si seppe che lui e il bel ragazzo erano amanti. Un delitto passionale, proprio come è avvenuto da noi questa notte. Ah, oh, sì, io sono più che sicuro che è stato un delitto passionale. Eccoci qua. Sa che mi sudo le mani, mi tremano tutte le gambe. Ma no, non la mangia mica, sa. Vada, sua santità l'aspetta. Vada. Dio, com'è bianco. Commissario per il Vaticano, Natale Logarto, cattolico praticante. La mano di Satana è penetrata nella nostra casa con barbara feroce. Noi confidiamo, con l'aiuto di Dio, di assicurare il colpevole nelle mani della giustizia terrena. Riusciremo sicuramente, vostra santità, anche perché io non guardo in faccia nessuno. Bravo, figliolo. Vai e indaga. Vai, vai. Sì, vado, ma prima volevo chiedervi una cosa. Dove si trovava vostra santità la sera in cui fu commesso il delitto? Sbaglio, figliuolo, o tu vuoi sapere se sua santità ha un alibi? Beh, sì. Figliolo, o tu vuoi sapere se sua santità ha un alibi? Vede quella, Favignana. Ah. Quanti abitanti fa Favignana? 2352. E da oggi 2354. Siediti qua che stai meglio. Scusi. Oh. Quella è Favignana, il nostro esilio, lo scoglio in cui mi hanno confinato, come Napoleone. Eppure, com'è che ti chiami tu? Gridelli Gino. Caro Gridelli Gino, un giorno sarai fiero di dire: ah, io ero a Favignana agli ordini del commissario Logatto. Aiuto. Gesù Cristo.
sto cuore sano. Che minghia veniti a fare a Favignana? Senta, lei il facchino? Ci dà una mano qui, oppure... Io lei... non faccio più, facchino. Vuole chiamare mia figlia. Tonina, vieni a casa, presto. Stai venendo. Corri. No, è meglio di no. Prendi tu i bagagli, credenti, sbrighiamo, ci andiamo. Gambe, gambe. Che cosa ne fotte? In Africa mi hanno mandato. Senta che odore di pesce. Che volevi sentire, odore d'abbacchio? Che ci hai messo nella valigia che pesa tanto? La mia rabbia! Piazza del Duomo dov'è? Dabban! Cosa ha detto? A Dabban! Oh. Che minchia fai, sto monito! Non lo vedi che mi sta rompendo la sizza? Io non ci travaglio con chi sta chiedendo lì! Calma, calma! Ma dove l'hai chiesto voi? Io non ho continuato a subire di congiurano la voce, che ci avete tutto l'anno! E quando la smette? Sto parlando di scontazzi! Ma sei ciò monero! E questo chi è? Che fate di andare a casa vuole? Oh, per l'amore, Castimau, eh! Non hanno voluto rompire di gonna e per lo scala Favignana a rompire il cimpato a nuovo! Sto parlando di scontazza culo, ma che cazzo ti? Non mi conosci! Trovate il commissariato, è qua. Commissariato di Favignana. I chiavi sunno nu barbere. Le chiavi sono dal barbiere. E qua c'è umidità, è clima africano, caldo umido. Però bisogna tenere conto che questo commissariato di Favignana sta chiuso da 3 anni. Dunque ammuffamento, puzza di chiuso e topi. E inceppamento delle fognature. Avete buona, sai commissario? Questo è l'armadio vecchio. Materasso di gomma piuma. Il telefono è staccato. E questa è la camera di massima sicurezza. Vabbè, vabbè, ho capito tutto. Insomma, mi aspettavo peggio. Adesso, dando una bella imbiancata, il mio agente ci può dormire benissimo. Sì. Io? Tu. Invece a me che cosa consiglia? C'è un albergo più adatto al mio rango? Ah, per voi consiglio l'albergo Tritone delle sorelle Patanì. Ambiente tranquillo, cucina delicata e i prezzi sono trattabili. E come alternativa? Niente, è l'unico albergo dell'isola. Allora scelgo quello. Commissario, attenzione però, eh. Piacere, le sorelle Patanì mordono. In che senso? Tritone, è qua. Gridelli, per questa notte puoi dormire qua, eh? Queste sono le chiavi. Stanza 2, e c'è. Porta sui bagagli. Faccio strada. Prego. Annunziata mi chiamo. Io Natale Logatto. Questa è la salle à manger. Simpatica, molto accogliente, veramente. Addolorata! Eccomi! Benvenuto. Piacere. Immacolata! Arrivo! Questa è la più piccola. Onoratissima. Molto lieto. Eccoci qua. Qui troverete un trattamento molto familiare. Nel senso che ci occuperemo di voi come di un parente prossimo. Eh sì, mancandoci nome e famiglia, vi accudiremo assai. Eh beh. Ah, lo vedete quello, mi sa? Quello è il nostro parroco, Don Giacomo, 42 anni, di Udine, gran mescitore di Marsala, nonché pessimo giocatore di scopone scientifico, dove io invece modestamente sono la fine del mondo. Faccio sempre scopa con 10, come sa? Sapete come mi chiamano? No. Il Maradona di bastoni! Calì Salvatore, farmacista, comunemente noto come mezza supposta per via della statura, però non vi fate curare da lui, se no campate poco assai. Ah, il barone Fricò. Baciamo le mani, barone! Ricco proprietario terriero, nonché incallito erotomane. Per cortesia, mettiamoci d'accordo. Mi parlate da un lato o dall'altro. Mi gira la testa. Di qua va bene? Va bene. Ah, ma ecco le sue albergatrici. Immacolata! Immacolata! Il padre era capotonnara. La madre morì mettendo alla luce l'ultima delle sorelle. Immacolata. Che si dice sia figlia naturale del barone Fricò. Ah. La maggiore... Ha annunziata? Le male lingue dicono che è vergine, ma non è vero. E voi come lo sapete? Modestamente. E della mezzana che vi dite? Addolorata. Di lei se ne dicono tante. Ditemene una. Scusate, ma io non faccio pettegolezzi. Ehi.
In quei mesi di ozio forzato, non so quante volte avremmo fatto il giro dell'isola in bicicletta. Parlava sempre lui, mi raccontava della sua vita, dei casi difficili che aveva risolto col suo acume e la sua grande intelligenza. E mi diceva: caro Gridelli, io lo sento che prima o poi succederà qualcosa che mi farà andare sulle prime pagine dei giornali. Ho il sesto senso. Per brindare un incontro. Vi piace? Bella. Un po' fuori ordinanza, magari. Comunque, grazie. Intanto ieri abbiamo vinto 3.000 lire. Napoli, la gioca sta facendo. E che è, un terremoto? Se sei titubante, gioca il fante. Ah, scopa! Ci senti? Ma non mi avevi detto che lui è una schiappa? Cosa ha detto di me? Che a carte sei una ciabatta. Ma se sono 10 anni che perde regolarmente questo pollastro napoletano. Sì, vabbè, giocate, commissario. Momento. 3. E io con scopa. 2 scope, è inutile continuare, partita e incontro. Sono finite le messe a San Domenico. Ecco il caffè. Ah, bene, bene. Quello nella tazzina blu è specialmente per il commissario. Caffè spruzzato come sta. E siamo a Natale. Mi fa venire in mente un Natale del 1965, a Parigi. Ah! Avevo vinto un concorso di lingua francese su 3.000 concorrenti. La polizia mi ha mandato lì, no? Di giorno studiavo, ma la notte... La notte? La notte? Ci davo dentro, Don Giacomo mio, tutto, non mi sono perso niente, eh? Cresci Osfori, Berger, Lido, Striptease. Fu lì che una sera un amico italiano, un dentista, mi presentò Babette. Che donna stupenda. La cosa divertente fu che quando me la presentò, quella fa: Bon Noël. Come Bon Noël? Je m'appelle Noël. Natale, no? Je m'appelle Noël, vous m'appelez Noël. Oui, mais c'est tout aussi dance. Oui, c'est tout aussi dance, bien sûr. Quelle cose francesi, sai? Un amore travolgente. Però dopo sono tornato in Italia e allora... Una passione di 3 settimane, purtroppo svanita, che mi porterò dentro per tutta la vita. Hai sentito la rima? Non volendo, svanita con la vita. Che poeta. E beh. Ah, Babette. Faccio vedere la foto di Babette. Ecco. Ma questa è la Juventus. Ah, scusami. Ecco qua. Ah, bella. Complimenti. E anche voi. Bella conciatura. Questo era lo stile a banale, eh? Siamo in mezzo, notte a momenti, io la messa. Sì, 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 andiamo. Arrivederci. Buonanotte. Buonanotte, commissario. Ci vediamo. Buon Natale. Grazie. Grazie, grazie. Ah, per quella purghetta, passa domani in farmacia. Don Giacomo, noi tagliamo un boss, sapete, ci dobbiamo ancora cambiare. Con comodo. A Favignana dicono che il loro carnevale è più bello di quello di Rio. Io non lo so, perché a Rio non ci sono mai stato. Comunque, a me mi si addosso una gran malinconia. E poi, neanche a farla apposta, suonavano la mia canzone, mia e di Babette. Che ride! Devo ridere da ridere! Agente Gridelli, quello vi sta mangiando con gli occhi. Invitatelo a ballare. Su, andate! Dai, che aspetti? Mamma mia, siete giovani! Ma come si è vestita la piccola patanetta? Bagliatera? Come sa? Vi vedo un po' giù. Che avete? Posso? Vai! Emozionatissima sono. Tenetemi se no cado. Come sa? Annunziata Patanè. Guardate con che occhi vi guardo. Giratevi, commissario. Ditemi. Balliamo! Guardate, commissario. Armando, per cortesia, con queste mani. Il barone Fricò, in buona compagnia. Vi faccio fare a tutti il bagno nello champagne. Andiamo, mignottelli. Buonanotte. Signor commissario? Che cosa vuoi? Il cappotto. Ma che c'è stasera? Io non ce l'avevo col barbiere, né col farmacista o con le sorelle Patanè. Ce l'avevo con la mia sorte scarognatissima. Eh sì, forse era meglio che facevo l'impiegato postale, come voleva mamma. Sempre più fitto il mistero della donna tagliata a pezzi. La polizia brangola nel buio. Tu hai capito? A Mazzara del Valle, a pochi chilometri da qui. Solo in quest'isola non succede mai niente, porcaccia miseria.